Ok, ragazzi, allora ciao. Terza parte del racconto. Siamo arrivati al fatto che a un certo punto non c'erano voli disponibili per Lagos, Nigeria. Se Da Istanbul a Lagos. no che il nostro agente di viaggi che cosa si inventa? Ragazzi, se mettiamo un extra di un tot soldi, che non vi sto a spiegare quant'era, una cifra comunque notevole, possiamo trovare dei soldi, dei posti, però in business class, quindi la classe è super elegante, ma solo due. Chi poteva andare? Quindi i storici Nafridi. Non me ne vogliano, diciamo, anche tutti gli altri ragazzi che avevano collaborato, che hanno collaborato e sono ringraziati, Meravigliosi, sono assolutamente stati meravigliosi vicino a eccezionali. noi, però giustamente in due posti siamo andati, Antonello Petrella ed io, A raggiungere Niong, a raggiungere Niong, letteralmente, che che già era in intanto già Africa. stava a Calabar. Certo. Però questa cosa dei due posti è stata molto travagliata perché Niong ci chiama da Calabar e ci dice: ragazzi, Chairman, cioè Gay Bonas, che è il capo del carnevale di Calabar, è disposto a pagarvi, diciamo, cash, questo extra, perché è una corsa col tempo fare i biglietti d'aereo, perché se tu non porti i soldi, quelli non ti bloccano il posto. Non so se avete capito come funziona, cioè se vi è capitato di volare, se avete dei voli molto busy, molto frequentati, se non date i soldi cash, quello no. Allora, però dall'Africa come ci arrivano questi soldi cash? Quindi abbiamo dovuto fare un'ultima raccolta, tra proprio abbiamo ravanato dentro alle borse per cercare Esattamente. fino all'ultimo euro, ed io e Antonella siamo riusciti a recuperare questi soldi da anticipare, grazie anche a tanti amici, tra cui voglio Sicuramente. ringraziare assolutamente Nicoletta Nicoletta che Liguori, ci ha che ci ha salvato. salvati, Lo dico perché italiano, il culo, veramente. Sì, perché io e Manto altrimenti. erano riusciti a mettere insieme una certa cifra e Nicoletta ha detto: io metto il resto. Insomma, col ciufolo senza Nicoletta Cioè, avremmo potuto Nicoletta anticipare Liguori, questa cioè cifra big praticamente. up, proprio Grandissima bighissimo, Nicoletta. grande Nicoletta. Per fare ciò, quindi siamo andati il 27 mattina all'alba a Capo di Chino con i soldi in mano per bloccare questi due biglietti. E a Capo di Chino che cosa è successo? Che la Turkish Airlines, che doveva emettere i biglietti, non avevano ancora aperto. Esattamente. Quindi noi stavamo alle 6 a Capo di Chino, ma gli uffici della Turkish Airlines non erano aperti, quindi non potevano emettere i biglietti. Siamo io, Vittorio, Paolo Pirri dell'agenzia, Paolo Pirri chiaramente invece, il immagino, santo che è e venuto con noi, Nicoletta, e quindi Nicoletta che ci sosteneva sosteneva. con le sue carte, con le sue cose, carte di credito, Però la eccetera, eccetera. Turkish non aveva ancora Però aperto. la Turkish non aveva ancora aperto. La chiusura del volo, cioè la partenza del volo era alle 9:45, e quindi voi sapete che se non si fanno i biglietti entro una certa ora rimani a terra. Niong intanto a me personalmente mi ha fatto un videomessaggio da Calabar dicendomi, implorandomi: Vittorio, maestro, venite tu e Antonello, vi prego, perché senza di voi questa cosa di Calabar, questa avventura dell'Africa non si può fare. Ok. Quindi io e Antonello ci siamo messi veramente a chiamare amici e parenti, gli ultimi, per racimolare gli ultimi soldi per fare i biglietti. E questa terza parte del racconto la La dedichiamo ai dedichiamo. seguenti. Allora, Lorenzo Giacomelli, un mio allievo di quest'anno, nuovo ragazzo splendido, grazie per averci sostenuto. Fabrizia Nicoletti Altimare, Mia figlia Fabri, pezzo di grazie cuore. Fabri. Qua parlo io. Un bacione da papà. E qui c'è un altro bacione da parte tua perché è Cristiana Liguori che Cristiana è venuta. Liguori, Cristiana che mi ha sostenuto. E anzi devo dire una cosa di Cristiana, che mi permettete tanto, non mi allungo un po', ma tanto che sono una cosa puntata, quindi seguite anche il resto della storia. Mi allungo. Cristiana, dopo che sono tornato, io tornavo praticamente, che secondo me io ero uno zombie, però ogni sera, dopo che essere stato a Capo di Chino, però lei diceva: Vittorio, ma tu sei bravissimo, perché comunque torni sempre a casa col sorriso. Io, se fosse successa una cosa del genere. Ci stiamo muovendo, Allora ci signori. stiamo muovendo. Sul saluto a Cristiana, chiudiamo un attimo questa parte, che siamo in partenza. Vi faccio vedere velocemente quanto sono simpatici queste cose che fa la Turkish, che sono praticamente delle cose. Cioè, invece di esserci le signorine che ti spiegano le cose, c'è un Sono le cartone Playmobil, animato, il grazie. Playmobil. Adesso spengo, ciao ragazzi.